Andrea Tarabia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il suo ultimo libro, Il peso del legno. Antonio Tarabia, leggo nel risvolto, è nato a Saronno, ha pubblicato tra gli altri Il demone a Beslan per Mondadori e poi Il giardino delle mosche per Ponte alle Grazie. È stato premio Selezione Campiello e premio Manzoni per il romanzo storico. Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleidi di Mikhail Bulgakov per Voland Edizioni e adesso Il peso del legno in una collana che si intitola Crocevia. Ed è una collana che noi andiamo raccontando di titolo in titolo. Ti ho chiesto amore e salvezza, tu mi hai dato una croce. Perché l'hai fatto? Andrea Tarabia racconta in questo libro Il peso del legno. Il peso del legno per questa collana, dicevo, a Crocevia, curata e accompagnata da Alessandro Zaccuri. Ci fermiamo sull'immagine di copertina, Andrea Tarabia, ce la vuole raccontare? Allora, l'immagine di copertina è una scelta precisa di, come dire, di collana, una scelta editoriale, cioè ci hanno chiesto tutto che. Allora, la collana Crocevia ha questo principio: a ciascuno scrittore viene affidata una parola legata in qualche modo alla sfera della cristianità. La Pariani, che aveva fatto il primo libro, aveva la parola passione, io che faccio il secondo ho la croce, ma ci hanno chiesto di non mettere nel titolo la parola che ci era stata affidata, perché appunto nell'illustrazione di copertina ci sarebbe stata in modo stilizzato una lettera che lo richiamava. Io ho questo ricamo, questa greca, questo filare quasi di foglie e fiori che fa un'enorme C che avvolge, che abbraccia quasi una figura antropomorfa, e quindi in quell'enorme C c'è il riferimento alla parola che mi è stata affidata. Parola che è stata affidata, che è diventata il libro, Il peso del legno, che si sviluppa per circa 100 e 200 e qualche pagina. Tutti noi, o quasi, conosciamo quello che è successo sulla salita del Calvario, ma forse non tutti ci siamo accorti che in quella salita al Calvario, che vede Cristo sotto il peso della croce, a trasportare questo peso della croce, non tutti forse ci ricordiamo che per un breve tratto, o comunque per un tratto, ci fu un altro uomo a portare quella croce. Per chissà quale motivo è stato scelto quell'uomo. Quell'uomo era Simone di Cirene. È proprio da questo dettaglio, dettaglio molto importante, che Andrea Tarabia sviluppa il suo racconto. Perché scegliere questo momento in cui il Cristo è liberato del peso della croce e c'è questo Simone di Cirene? Perché Simone di Cirene porta per un tratto la croce, così come l'ha portata Cristo, ma c'è una differenza sostanziale, che Simone di Cirene è soltanto un uomo, Cristo invece è il figlio di Dio. Quindi è diverso se a portare la croce è il figlio di Dio o un uomo qualunque, scelto tra l'altro, pare, leggendo i Vangeli, quasi a caso dai centurioni, che hanno indicato a caso la persona di Simone in mezzo alla folla. Quindi Simone diventava un po', come dire, una metafora quasi, no? di quello che ci può capitare: il dolore, la vergogna, la sofferenza, la morte, che sono tutte cose, insieme anche ovviamente alla salvezza, alla redenzione, sono tutti simboli della croce, che viene buttata sulle spalle dell'uomo qualunque. E da lì io partivo raccontando la storia di Simone, e ragionando sostanzialmente sul senso o meno della sofferenza, sul senso o meno appunto del peso del legno, che altro non è che il dolore e la sofferenza che ci portiamo addosso, e che la religione cristiana cattolica specialmente in qualche modo giustifica, dicendo che la sofferenza è un viatico per l'incontro con Dio nella nostra prossima vita. E io mi chiedo per tutto il libro se sia giusto che delle persone che non sono Dio portino un peso tanto grande quanto quello che ha portato suo figlio. Questo era un po' il principio da cui partiva il libro, la domanda fondamentale che sta dentro il peso del legno, e c'era appunto la figura di Simone di Cirene che, per tentare di spiegare narrativamente questo concetto, era assolutamente perfetta.
Era la mattina del sesto giorno, il 14 del mese di Nisan. La fede chiede sopportazione in coscienza. Il monte dove li aspettavano i pali non è alto né lontano, ma la strada da percorrere è lunga. Così si chiude il libro di Andrea Tarabia, Il peso del niente. Ma Il peso del niente si apre con un titolo importante di un capitolo che non può non farci riflettere e soffermarci proprio su questo titolo, perché è la sequela del niente, ecco. Perché ci si deve chiedere, almeno me lo sono chiesto, me lo sono chiesto, ma perché questa sequela così importante in questo libro deve contenere questa parola niente, dove si pensa che ci sia veramente il tutto? Perché? Perché, guardi, è stato un titolo e una parte che è stata molto complicata da scrivere e da immaginare prima che scrivere, perché in realtà io in quella parte, nella sequela del niente, comincio a raccontare la storia di Simone di Cirene secondo il principio che dicevo prima, ma poi a un certo punto mi sono reso conto che per fare un libro del genere, un libro scritto da un agnostico che si occupa di questioni di fede e di croce, insomma, senza averne tra virgolette il titolo, io avevo bisogno di dire prima di tutto a me stesso e poi al mio lettore da dove arrivasse la mia voce, da dove arrivasse questa storia, questa voglia di raccontare questo tipo di argomenti. E quindi c'è tutta una parte all'interno del capitolo Sequela del Niente in cui io faccio un po' i conti con me stesso, cioè dico chi sono, dico se credo o no, ragiono su questo argomento, parlo della mia educazione che è stata molto blandamente cattolica e forse mi ha molto influenzato, e alla fine arrivo a ragionare insomma su quella che è al momento, su ciò che io ritengo essere per me un'impossibilità di credere, quindi un niente. E allora ragionavo, si parla tanto di sequela della croce, no? Di ciò che comporta la crocifissione di Cristo, soprattutto per i primi cristiani, ma anche per i credenti oggi. Io dicevo, io a questa cosa non riesco a credere fino in fondo, e quindi al posto della croce la mia sequela deve essere una sequela del niente, e su questo io ho ragionato a lungo all'interno del libro. Una sequela del niente, perché in questo niente c'è un dibattito di pensiero, di idee, di confronto, perché verso la fine di questa prima parte della sequela del niente Andrea Tarabia scrive che la conoscenza uccide la fede, no? Ed è un momento importante perché parla anche di contraddizione. Si crede in ciò che non si capisce, si ha fede in ciò che non si può arrivare a conoscere nella sua totalità. Altrimenti perché credere? Se si conosce, si sa. Ecco, ed è questo il dubbio, il dibattito tra il dire credo, tra il dire ho fede. Esatto, sì, esattamente quello è il punto centrale. Cioè io riesco a come persona, ma poi insomma conosco molte persone che sono nella mia stessa situazione in rapporto alla fede, cioè un grande fascino nei confronti della cristianità, una grande ammirazione nei confronti della figura che può essere reale, simbolica, non è questo il problema, di Cristo e della sua predicazione, però l'incapacità di amarlo fino in fondo, perché esiste una componente nella sua figura di irrazionalità che va accettata. E appunto bisogna crederci e fare quel passaggio lì tra il capirti, ammirarti, camminarti anche a fianco e credere ed evolvere se stessi totalmente alla tua causa, c'è un guado, e io quel guado non lo riesco a fare, perché fare quel guado vuol dire abbandonare la parte, almeno in parte, la razionalità, insomma, e la fede nella conoscenza. E quindi c'è questa sorta di capacità di abbandonarsi nel credente che io non ho. Ho bisogno sempre di un appiglio in qualche modo intellettuale, un appiglio razionale, e credo che sia quello il punto cruciale per me, per cui io non riesco a dirmi cristiano, benché sia un lettore delle scritture, sia un,
non so se si può dire che sembra un'espressione stupida, però un ammiratore di Cristo, non so se è un'espressione decente, però insomma è per capirci, ecco. Sì, ma questo pensiero è importante perché poi ce lo portiamo dietro nello sviluppo di questo libro. E chiudendo questo libro, aprendo anche gli altri di Andrea Tarabia, altri che alcuni abbiamo anche raccontati, no? Il demone di Beslan, no? In particolar modo, fino alla Buona Morte, no? Un libro edito da Manni, credo, 4-5 anni fa. Sì, Ecco, abbastanza. avendo letto questi libri, mi sono detto, ma un'idea di fede comunque, al di là del credere o no, sicuramente è un filo rosso che attraversa la scrittura di Andrea Tarabia. Sì, e credo che questo sia lo stesso discorso che si è fatto Alessandro Zaccuri quando mi ha contattato per diventare parte di questo progetto Crocevia. Io più che idea di fede, credo che, non so, poi sa, è sempre molto difficile, no, dare una definizione di se stessi in confronto a queste cose, però io credo che più che idea di fede, idea di ricerca di un senso, ricerca di un senso della fede. Io ho vissuto molto questo libro come un libro in cui io facevo davvero i conti con questo argomento e in qualche modo mi mettevo a nudo, no, nei confronti anche del lettore dicendo i problemi per me nei confronti di questo argomento sono questi e voglio scriverne e voglio analizzarne insieme a voi. E in qualche modo io credo che questo libro sia il ritratto di una lotta, cioè di una battaglia tra una persona che ha gli strumenti per poter credere, ma ha altrettanti strumenti per non credere. E si trova in mezzo tra questi due poli e tenta in qualche modo di trovare un senso all'esistenza del trascendente in qualche modo. E credo l'obiettivo, insomma, se ci può essere un obiettivo in un libro del genere, era proprio quello di mettere in scena questo conflitto che io sono consapevole di vivere da molto tempo e che scrivere il libro mi ha aiutato a chiarire, ma non mi ha ovviamente aiutato a risolvere. E il peso del legno non è solamente il racconto della salita al Calvario di Gesù Cristo, aiutato per un po' nel suo tragitto da Simone di Cirene. Perché in questo libro portare il peso della croce è uno sguardo allargato. E portare il peso della croce ci può far arrivare anche a pensare a una mattina, quando si è a scuola. Entra il vicepreside per annunciare una notizia e all'altro capo del telefono c'è un collega del padre, Francesco, che annuncia ad Andrea Tarabia che il padre ha avuto un piccolo problema di salute. In verità il piccolo problema è un pochino più grave, e però è una cosa molto importante quella che Andrea Tarabia ci introduce parlando di questa vicenda familiare, che è una vicenda che ci introduce anche ad altre vicende familiari, al portare il peso del legno, della sofferenza, della compressione, quando si è sentito in questa sofferenza fortemente coinvolto, perché Francesco, il collega del padre, non dice tuo padre ha avuto un infarto, ma papà ha avuto un infarto. Ecco, portare il peso del legno anche attraverso la pronuncia di una parola può essere più sopportabile, quindi. Beh, tenga conto che io a scrivere quelle pagine lì sulla malattia di papà ci ho messo 17 anni, quindi sì, può essere sopportabile, però ci ho messo un po' prima di essere in grado di ragionarci sopra e di farci i conti. Però sì, cioè insomma, Il peso del legno è un libro che ha appunto a che fare con l'accettazione o meno della sofferenza, no? E la sofferenza non è solo quella che viviamo noi sulla nostra persona, ma anche quella che ci arriva di riflesso quando sono gli altri, le persone che amiamo e che ci stanno vicine a stare male. E io ho sempre individuato l'epicentro del mio peso del legno nelle malattie e nei dolori che hanno vissuto le persone che ho più amato e che più mi sono state vicine e che sono state più formative, mio papà, mio nonno, eccetera, eccetera. E quindi a un certo punto era quasi necessario che io in questo processo, in questa lotta, in questa idea di mettermi a nudo che era rappresentata dal libro,
era necessario che io facessi questa confessione, prima a me stesso e poi ai miei lettori. E il problema reale della sera in cui mio padre ebbe il primo dei tre infarti che ha avuto nella sua vita, non era tanto l'infarto in sé quanto quella che fu la mia reazione, no, in quei momenti. Io avevo 22 anni e insegnavo inglese in un istituto serale e avevo la verifica, e quando mi arrivò questa telefonata io a Francesco dissi: ma io non posso venire, non ho la verifica, ho la verifica, cioè non posso mollare i ragazzi, devo rimanere a scuola. E vivendo questa cosa sulle prime come un grande atto di responsabilità, sei al lavoro e non abbandono il lavoro, e capendo poi invece nel corso degli anni che fu un grande atto di viltà, perché mio padre quella notte poteva morire e io non ero lì con lui. E nel peso del legno io ragiono su questa mia scelta, che fu una scelta impulsiva, che ho scoperto poi di non essere l'unica persona ad avere compiuto, e lo racconto nel modo più onesto possibile, cercando di capire perché io reagì in quel modo, perché feci finta che il problema di mio padre non esistesse, arrivando a dire che probabilmente io non ero pronto ad assumermi il peso della sua assenza. E quindi insomma è un controcanto, come dire, personale alla storia di Cristo e ad altre riflessioni che io faccio all'interno del libro, ma che era assolutamente necessario, nel senso che se uno scrive un libro sul dolore, sulla sua accettazione, sul suo rifiuto, se vuole essere onesto deve mettersi in campo, deve mettere in campo se stesso e deve dire: la mia debolezza è stata questa, e deve fare dialogare questa debolezza con tutti gli altri elementi narrativi, saggistici e riferiti alle scritture che concorrono a formare la forma del libro. Mentre da una parte c'è il figlio che, per così dire, abbandona il padre ha l'infarto, esatto. Dall'altra c'è un figlio che chiede disperatamente al padre: perché mi hai abbandonato? Che relazione c'è? Questo è un altro dei grandi centri nevralgici del libro. Io ho abbandonato mio padre in quel momento, poi l'ho ripreso dal giorno dopo, ma in quel momento cruciale l'ho abbandonato, e Cristo sulla croce urla a suo padre: padre mio, perché mi hai abbandonato? Io dedico molte pagine alla questione dell'abbandono, anche perché è una delle cose che più mi spaventa in generale, cioè l'idea di rimanere solo. Ovviamente io ho abbandonato mio padre quella sera per una questione molto umana di viltà, se così si può dire. Che Dio abbandona suo figlio perché il percorso di Cristo deve compiersi, e perché si possa compiere Cristo lo deve portare a termine da solo, nella più completa, deve cadere proprio in un abisso totale di solitudine e di dolore, questo almeno secondo San Luca. E quindi sono due cose in realtà che non comunicano tra di loro, sono speculari, sono l'una l'opposto dell'altro, però è un dialogo, quello che io tento di mettere in scena all'interno del libro, tra padri e figli. In un caso c'è un figlio che abbandona il padre, sono io, nell'altro caso c'è un padre che abbandona un figlio, e io lo faccio per una debolezza tutta umana. Dall'altra parte c'è invece un disegno teologico che è talmente grande da essere incomprensibile, in cui di nuovo, e torniamo all'inizio, al quale ci si può avvicinare solo tramite un atto di fede e di credenza. Sarebbe anche molto facile giudicare velocemente una posizione come quella che ci ha detto Andrea Tarabia poco fa, quando ha detto: ma io non posso, no? Perché in quel momento il dolore lo si vuole scacciare, si è sopraffatti dal dolore, dall'assenza, dal senso della morte che può essere vicina, quindi il giudicare è sempre qualcosa di troppo veloce, bisogna entrare nel senso, per l'appunto, di questa storia. E la parola morte in questo libro è una parola che in molti altri libri Andrea Tarabia ha raccontato. Qui è la morte per eccellenza, anche da un punto di vista artistico. Andrea Tarabia ci porta a incontrare il peso del legno da Heisenheim fino alla crocifissione di Bacon e così via, no? Ecco, in che modo c'è stato questo attraversamento artistico del peso del legno?
era anche un modo per tracciare a me stesso un percorso, no? Attraverso le immagini e la rappresentazione della crocifissione, io avevo dei temi che mi venivano lanciati dalle crocifissioni assolutamente ieratiche e assolute delle epoche antiche a quelle invece più brutali, tipo quella che lei ha citato di Grünewald nella pala di Isenheim, ad addirittura quelle novecentesche come Bacon, ma anche come certe cose che fece poi il testore, il pittore, no? Dove il crocifisso quasi non è più antropomorfo, ma sembra un quarto di bue in certi casi. Questi passaggi di divisione, questa continua riproposizione del supplizio e del martirio di Cristo, in realtà mi hanno un po' anche aiutato a fare, come dire, a mettere delle tappe, no? Dei momenti evolutivi alla mia storia, perché ognuna di queste rappresentazioni così diverse l'una dall'altra, alcune molto violente, alcune invece quasi gioiose, sono in realtà delle diverse, a livello teologico, sono delle diverse letture del martirio di Cristo, no? Il Cristo che muore nella luce di certi pittori 400-500 e che ha quasi, non dico un volto beato, ma comunque esprime serenità, è un Cristo che muore consapevole di essere Dio, e consapevole che il suo percorso è compiuto, e muore quindi in qualche modo sereno. Il Cristo di Grünewald, tutto piagato, pieno di pustole, con le dita delle mani e dei piedi contratte, è un Dio completamente umano che muore abbandonato da suo padre e nel dolore più atroce e nell'umiliazione più atroce. Ed è un Dio appunto quasi uomo, molto poco Dio. Queste tematiche che mi dava la pittura sono in realtà il filo rosso poi che su cui io ho costruito il libro, quindi anche lì era giusto ogni tanto metterle in scena, raccontarle, descriverle e commentare il concetto teologico che c'è dietro. Prima di salutarci, Andrea Tarabia, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, guardi, in questi giorni il libro che ho sul comodino prima di dormire è Il mercante di coralli, che è di Joseph Roth, che è una raccolta di racconti che lui scrisse durante tutto l'arco della sua vita, e ci sono dentro dei capolavori come La leggenda del santo bevitore, che avevo letto tantissimi anni fa in un'altra versione, e Leviatano, insomma, sono 7-8 racconti fondamentali della carriera di Joseph Roth. Joseph Roth, edito da Delphi, da non confondere con Philip Roth. Joseph Roth è sicuramente bene specificare. Tra l'altro, Joseph Roth è conosciuto soprattutto per La leggenda del santo bevitore, ma poi anche per un altro libro di cui mi sfugge il titolo in questo momento, che è uno dei libri più particolari, ovvero la storia di questo ragazzo che si sposta dal musicista dalla Russia fino in America. Però va bene, non ho memoria per questi titoli, e sembra anche che mi inventi la lettura a volte. succede. Joseph Roth per Adelphi, questa è la scrittura consigliata da Andrea Tarabia, che ci ha raccontato il suo ultimo libro intitolato Il peso del legno, NN Editore. Grazie ancora, Andrea Tarabia. Grazie a lei, arrivederci.